Bentornati a Zoogramma ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente ho potuto giocare Forspoken, questo grazie a una chiave digitale fornitami da PlayOn. E oggi sono qui per dirvi la mia su un videogioco che non aspettavo con particolare hype, però più si avvicinava la data di uscita, più mi interessava provarlo. Ammetto che la demo l'ho toccata per veramente troppo poco tempo, quindi non sapevo in realtà cosa aspettarmi nello specifico. Le due cose che però più mi attiravano era questo poter utilizzare le magie e il parkour. E questi due elementi, secondo voi, mi avranno colpito in positivo? Scopriamolo assieme. Parto col dire che mi è dispiaciuto per come Forspoken è stato trattato dalla stampa specializzata e il fenomeno del review bombing che ha subito, anche se al giorno d'oggi non è più una novità. Tuttavia voglio specificare che prima di giocarlo ho ipotizzato di trovarmi di fronte ad un titolo simile a Days Gone e Ghost of Tsushima, videogiochi apprezzatissimi dal pubblico e forse non compresi appieno dalla stampa. Per questo motivo ho deciso di dare un'opinione generica di queste prime ore, ma che cercano di riassumere tutto. Forspoken non è un brutto gioco e nemmeno un capolavoro, è appena più che sufficiente. Sembra come se Square ad un certo punto abbia deciso di non impegnarsi, e lo dico a malincuore. Il videogioco presenta tantissime occasioni sprecate, tant'è che in alcuni momenti mi sono ritrovato a pensare su certi aspetti del gioco, ma no, perché lo hanno fatto così, oppure potevano farlo meglio in un'altra maniera. Alcune di queste occasioni ve le spiegherò strada facendo. Partiamo dalla trama. L'incipit mi ha quasi fatto pensare subito ad una storia particolarmente semplice e poco elaborata. Una roba leggera che va benissimo a tutti. Sto per dire una cosa comunque che odio, quindi tenetevi forte. Una storia da videogioco per PS3. Odio questa dicitura perché spesso viene usata fuori luogo o semplicemente per etichettare un videogioco che non piace, ma qui vi assicuro che ci sta tutta. Cambi di scena con dissolvenze a schermo nero nella stessa cutscene. Telecamera durante i dialoghi imprecisa e altri difetti minimi che non mi aspetto da un gioco next gen. La protagonista ho letto ovunque che è la classica ragazza che vuole fare la dura, la girl power, che è antipatica, bla bla bla. Boh, a me invece sembra una normalissima ragazza di strada, che purtroppo è cresciuta in strada, con stereotipi annessi. La scrittura nella media non è di certo lei a rovinare la storia, o Kaff, il coprotagonista, bracciale parlante, che conferisce alla donna la capacità di utilizzare la magia. Ciò che fa calare la qualità del gioco è tutto il resto. I problemi di cui parlavo prima, infatti, tendono a rendere il comparto narrativo discontinuo, cioè da un gioco next gen mi aspetto una cosa alla Horizon Forbidden West nei dialoghi, almeno nei primari. Le animazioni in generale non mi fanno impazzire, basta, non so, che penso alla scena in cui Frey mangia la mela che, boh, molto superficiale, quasi da PS3, la odio questa dicitura, scusate ancora, cercherò di utilizzarla il meno possibile. Poi consideriamo il fatto che Atia, ovvero la mappa, diciamo, di gioco, la sua storia, la storia delle tante, ovvero le donne che la governavano in armonia tempo fa, e soprattutto quella da corruzione, non sono nemmeno male. La costruzione del mondo di gioco è affascinante. La lore proprio è carina. Il modo di narrare la storia e di costringerti a ingoiare la lore non è all'altezza. A livello di gameplay, appunto, volevo soffermarmi su questa cosa piccolina, a parer mio una piccolezza, ma spezza parecchio il ritmo. Secondo me il gioco ne soffre abbastanza di questa cosa. Vi mostro questa clip. Io in questa stanza ci sono arrivato e voglio andare dritto al boss che si trova dall'altra parte, non vi spoilerò nulla, tranquilli. Forspoken però non ti fa oltrepassare la porta fin quando non hai osservato tutti i quadri e seguito la lore del gioco. Mi dà fastidio perché se in quel momento sono bello pieno di adrenalina, ok? Ho appena sconfitto due guardie molto potenti del boss, sono carico per il nemico a capo del castello e tu così mi smorzi l'entusiasmo. Non so, fai che queste cose le scopro dopo la boss fight, oppure, visto che spesso ti trovi comunque a correre in giro per la mappa a divertirti, fai che Kaff, ripeto per i meno attenti che è il bracciale parlante di Frey, te la racconta tutta. Visto che appena Frey guarda i quadri, Kaff stesso te la racconta. Facciamo che la lore la scoprono i documenti, insomma, rendimela una cosa opzionale. Tanto la storia si capisce anche senza quelle informazioni. Potrei anche passarci sopra su questa scena, diciamo, del corridoio rosso, ma non è l'unica volta che il gioco ti costringe a ingoiare la pillola, lo fa anche con i libri in biblioteca che sei costretto a cercare e a leggerti. Ma fammele raccontare da qualcuno piuttosto, no? Così rendi la cosa, diciamo, più interattiva, più interessante, che cattura l'attenzione del giocatore che non ha voglia di stare lì a leggere. Io per fortuna ce l'ho e mi piace. Solo che quando mi spezza il ritmo mi dà un po' fastidio, ripeto. Se Forspoken pecca tanto nella narrazione,
il gameplay è un'altra cosa. Ragazzi, quanto mi ha svoltato la cosa il gameplay di Forspoken, cioè proprio la situazione me l'ha svoltata e mi ha divertito. Non è niente che ti fa urlare, ah, gameplay capolavoro, però è un action che combina le cose che mi attiravano. Vi ricordate cosa ho detto a inizio video? Il parkour e la magia mi attirano. E il gioco lo fa molto bene. Il combat system pad alla mano è veramente soddisfacente. Colpi di grazia, incantesimi di attacco, incantesimi di supporto, l'incantesimo potente, tutto molto bello. Ricorda parecchio Infamous, per darvi un'idea, un'infarinatura del feedback che mi danno gli scontri. Certo, non è un combat system che fa urlare al capolavoro, come ho detto prima, ma diverte parecchio. Ne ho anche parlato con altri creator, un mio amico che ci sta giocando tuttora, e anche per loro Forspoken è un'occasione sprecata. Mi fa veramente strano che il gameplay mi va a divertire così tanto e tutto il resto sia praticamente il compitino per arrivare al 6. Il parkour poi mi è piaciuto molto. Dalla demo lo ricordavo molto statico, invece nel gioco diventa quasi godurioso. Ci sono diverse skill anche legate ai poteri che non vorrei spoilerare, le quali vanno a rendere tutto più fluido, scenico e soprattutto spettacolare nel tempo. Tipo i salti che velocizzano, toh, mi permetto di spoilerarne uno, ma tanto è uno dei primissimi che andrai a sbloccare probabilmente se giocherai a Forspoken. Essendo un action, comunque, il titolo punta sul gameplay e si vede. La mappa, che da quel poco che provai sulla demo sembrava vuota, è in realtà piena di robe da fare, anche se ripetitive, e mini boss che mi sono sembrati parecchi e non ho mai beccato per ora, ripeto, uno uguale. Alcune zone chiaramente non posso ancora oltrepassarle perché sono scarso rispetto al livello medio. Per concludere, queste sono le mie prime impressioni dopo 15 ore di gioco. Nonostante la stampa specializzata lo sta un po' demolendo, io non sto dicendo che non sia così, mi trovo abbastanza d'accordo su tante cose, io mi sto comunque divertendo però. Nonostante sia un action, mi chilla, riesce a chillare certe volte, mi fa tranquillizzare, ecco. L'unica cosa che secondo me vi deve interessare è questa, se siete ancora indecisi sull'acquisto, diciamo così. Se hai intenzione di prendere un gioco che ti duri molto, non hai troppe pretese, fallo, altrimenti no. Il punto è, secondo me li vale Forspoken 80 euro, ti consiglio di spenderli? Personalmente no, assolutamente. Per quello che offre il titolo, a 20 euro di meno l'avrei preso. Mo non iniziare a dire, no, io lo prenderei a 20-30 euro e qua e di là. Su via, se dobbiamo fare delle critiche facciamole bene, non è che se il gioco non piace o c'ha una determinata cosa, allora bam, lo devi pagare 20-30 euro. Queste sono cose che mi danno un sacco fastidio. Quindi ragazzi, questo era ciò che pensavo di Forspoken. Ringrazio nuovamente Playon per avermi inviato una chiave digitale del gioco, grazie della vostra importantissima visualizzazione.